Restiamo a tema istruzione ed educazione, strumenti principali per far sì che una società si emancipi verso una visione, una pratica democratica nel quotidiano e nelle istituzioni. Vediamo il servizio. Queste Paralimpiadi sono state un grande successo per l'Italia e oltretutto hanno avuto un grande sostegno da parte della nazione. Ecco. Quello che si è stravolto veramente è l'aspetto della comunicazione che ha permesso di contaminare parte del nostro paese e far capire che ci troviamo di fronte a grandissimi atlete ed atleti. La scuola è l'elemento centrale perché una società insomma evolva verso la pace e la democrazia. Ma contesto non solo di guerra che noi viviamo, ma anche di degrado del tessuto sociale e tanti fatti bruttissimi che accadono anche tra giovani, sottolineano l'emergenza educativa come centrale. Dobbiamo puntare tutto sui giovani, a partire dalle primissime classi scolastiche. Non dobbiamo dimenticare che la Sardegna è ai primi posti per la dispersione scolastica. Spesso il fatto di essere presidio per la scuola è veramente ciò che significa nell'intraprendere un percorso di un certo tipo, oppure riuscire ad avere gli strumenti per poter diventare uomo o donna di oggi. Assessora, noi abbiamo una dispersione scolastica elevatissima, la più elevata d'Italia. Cosa si può fare? Allora, intanto mettere i ragazzi e le ragazze al centro della nostra idea politica e della nostra azione e ripensare proprio tutta la politica, perché io per esempio chiamo il mio assessorato, che è l'assessorato alla pubblica istruzione e cultura, l'assessorato del futuro. E se noi ci diamo questo come obiettivo e lavoriamo veramente a una riconnessione con il mondo giovanile, il mondo dei ragazzi e delle ragazze e mettere al centro la scuola e la formazione, riusciremo anche a intaccare quest'indice che ci dà così tanto fastidio della dispersione scolastica. 8 minuti per cortesia.